Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Alien Noir. Partiamo subito all'inseguimento. Ok, subito è una parola grossa, con la lentezza di sto trabigolo. Ma com'è che va così piano? È un'impressione mia. Ok, lì sta succedendo un macello comunque. Aspetta, è successo un macello, ma non possiamo sparare anche noi? Aspetta. No, ma io devo seguire Kelso che sta dall'altro lato. Aspetta, sti cazzi, questi lasciano perdere. Scusi. Il secondo veicolo sospetto siamo noi, in linea teoria. Ah, cazzo! Ti seguo a ruota, attenzione, Fio. Aspetta un momento. Guarda quello con quanta sportiveggianza è arrivato, Cazzo, ti copro le spalle. Oppela. Occhio che ci sparano. Vaffanculo, va. Oppela. Attenzione, è liscio. Aspetta. Merda. E questi vanno più veloci di noi, però vaffanculo, va. Sono bastardi, sì. Vattene a fanculo, va. Ma a me non va proprio sportiveggiante sta macchina. Occhio. Mamma mia. Occhio. Cazzo, io la seguo, però magari non troppo da vicino, perché sennò qua lo tamponiamo noi e succede un macello, però. Musica qua sotto se accendiamo la sirena. Siamo arrivati? Sì, ok. Who is this guy? Peterson, assistant DA. He's here to cover our backs. I'm going in there, Jack. No one's trying to stop you. I found this at the ranch house. He's marked his routes. I'll go in here. Cole, you take the next entrance. Biggs, I need you to take the car and cover this spot here. I think that's his failsafe exit. Cole, he's one of ours. What are you talking about? Right where you are! Got it? Got it. Peterson, you want to be DA? We'll earn your salt. So, Kelso is your boy, Peterson? You're working with Phelps? A handy lad, that Kelso. Yes, he is, Chief. You can't imagine what those two have uncovered. It could go all the way to the top. I hope you won't be implicated. So, you're the new groom, Peterson? Looks like it. And you think he'll make it out of there alive? I think he might. He's a difficult boy to get rid of. All right, Peterson. I'm listening. What's your offer? Vabbè, noi intanto ci buttiamo con Kelso. Così. Merda. Cazzo. Riprendiamoci un attimo e cerchiamo di non perdere il cappello, cosa fondamentale. Keep on going, Jack. Ok. Proseguiamo. Possiamo prendere il mitrozzo? No, le armi non le possiamo prendere più. Vabbè. No, eh. Ah, invece sì. Semplicemente non usciva il tasto. Oppela. Allora, sempre con calma e circospezione, perché vabbè, proseguiamo. Ma sappiamo dove andare a grandi linee? No. Controllo sempre, non si sa mai.
Oh, to cazzo, va. Vabbè. Ci dobbiamo tipo buttare qua? Sì, più o meno. Aia. Occhio, eh. Sparalo. Vaffanculo, va. Oh, aspetta, c'è anche l'acqua che ci sta un attimo. Ma che cazzo è? C'è questo con la pistola. Corri dall'acqua. Con che posa plastica è morto quest'uomo? Vabbè. Noi andiamo, no? Dai, calmo. Beh, proviamo qua. Bisogna capire. Presumibilmente è qua, se ci sono tutti questi. Aia. Ok, l'abbiamo trovato. Ma c'era il muro, scusa. Vabbè. Ci facciamo troppe domande. Cazzo. Se il fucilazzo ci piace, che da qua riusciamo a beccarli con cattiveria. Ora no, non riesco a passare da qui, vediamo. Dove cazzo passo, scusate? Ok. Aspetta che ce n'è un altro. Cazzo. Merda. Ok. Cattiamoci un po' di munizioni. Forse possiamo prendere anche il lanciafiamme. Ce l'ha preso direttamente lui, in amicizia. Ho capito. Dove cazzo andiamo con questa lentezza? Poi soprattutto quello sta là, come cazzo lo prendiamo? Merda. Posso cambiare anche arma, no? Aspetta, non ti riesco a piare con lanciafiamme. Sta là la scala, ma con sta velocità. Porca troia. Ce la faranno i nostri eroi a non morire affogati in modo abusivo? Ok. Ora vediamo questo cazzo di lanciafiamme. Aspetta. Ho capito, ma io da qua non ci arrivo, scusate. Vaffanculo. Scusi, Almeno facciamo terra bruciata proprio. Aia. Aspetta. Ci arrivo? Non è vero, è più o meno. Aspetta, ci ho bloccato. Ah, c'è fuoco. Mortacci sua. Aspetta, devo recuperare un po' di salute. Non è proprio un'ottima scelta il lanciafiamme. Vaffanculo, va. Ma tipo mi posso riprendere il fucile? No, Non so. Da quest'altro lato. Mitrozzo. E qui.
L'unica strada è questa. Era questa. Momento che ci siamo persi un attimo. Ah no, là forse. Ma non è vero. Vabbè, aspettate. Fanculo, va. Fatto 6.000 chilometri girando a caso. Are you okay, princess? I felt better. He saved me from the doctor. Hi, Tex. Do you remember me? I'm not sure that I do. Have you come here to kill her? Why would I do that, soldier? Isn't that why you're all here? I'm here to get her out. But not me. You haven't come for me. No, not you. It ends here. You were with the sixth on Sugarloaf, weren't you? I was. And Naha? Yes, I was. You're Sergeant Jack Kelso, aren't you? Where's your uniform, Sarge? At home in my locker, Hogaboom! War's over, soldier! I know that, Sarge. I'm fighting a different kind of war. I fight for God now. We all fight for God, Ira. In our own ways. Not everyone knows it. Kelso! Are you all right? Get away from her! It's all right, Cole. He doesn't want to hurt her. Ira was with us on Okinawa. What? You know this guy? Don't you remember me, Lieutenant? I remember you. No. I don't. You ordered me to burn that cave, Lieutenant. That cave full of civilians. A hospital. What is he talking about? It was war. For God's sake, I can't be held responsible for everything that happened. I don't blame you, Lieutenant. You helped me to help other people. Ira lost his mind on Okinawa, Princess. Sheldon asked the doctor to help him on your path. The doctor helped me to find my path. And I helped him to a better life. Elsa's going to leave now, Ira. She will be all right. You've helped her too. Get her out of here. Vix will help. His exit is nearby. Jack, I need this guy to make the case. Hasn't this poor bastard given you enough? Get out of here now! For God's sake, Jack! What are you going to do? Don't cry, Miss. Sergeant Kelso has come to help ease my way. I was proud to serve with you, Jack. Get out of here, Cole! Maniac! They're burned to a crisp! Finish them off. Do it humanely. We are leaving this place. You do it, Phelps. Get your own fucking hands dirty. I'm out of morphine. Put these people out of their pain. Now! That's an order! Everyone out of here now. Double time! You two get Lieutenant Belts to an aid station. Weapon team will be blowing this place in 2 minutes. Everything that happened in here stays in here. Do you hear me? I don't want to ever hear another word about it. Jack!
We're gathered here to honor Detective Cole Phelps. Cole Phelps was the best kind of man. Hear, hear. A war hero who led his men with true valor. And through his personal bravery, achieved one of his country's highest honors. A cop wrongly accused who never lost his faith in the LAPD and the system. Ryan, you belittle his memory. Elsa. Get out of my way, Jack. You call yourself his friend. A detective who fought to expose the evil corruption of the murderous Dr. Fontaine and the rapacious property tycoon Leland Monroe. Go to her. Will you, Herschel? A reformer who recognized the need to remove the odd bad apple from a department made up of good men. Herschel? A man who never gave up. Yeah, Jack. Who continued to fight the good fight. I think you knew that, Jack. The fight that cost him his own life. A good husband. A good father. And may I say, a good friend. Ok, dovremmo essere arrivati alla fine di LA Noir, credo non ci sia nessun'altra cutscene, niente, ok, perfetto, magari non sentirete la musica di sottofondo, non so se la segnalerà come copyright, la toglierò perché di solito quando c'è la musica, se la devo togliere poi non si sente bene la mia voce, quindi visto che siamo alle conclusioni finali su questo titolo la toglierò direttamente io. Bel gioco, allora, LA Noir mi è piaciuto molto, forse più di altri titoli, diciamo, del genere, perché a parte, vabbè, come avete visto, abbiamo avuto qualche piccolissimo problemino con gli interrogatori, che sì, sono parte fondamentale del gioco, però in generale ci sono molti aspetti di questo titolo che mi sono piaciuti. Mi è piaciuta anche la storia, anche il finale, sinceramente, perché comunque ha fatto vedere un po' come diciamo si siano riuniti un po' tutte queste persone, questi ragazzi che hanno vissuto appunto la guerra e sono tornati, chi con un problema, chi con un altro, e ha fatto vedere la corruzione all'interno della società, della polizia, e anche la falsità, appunto, abbiamo visto, del collega, quello che ha parlato sul palco, eccetera eccetera. E per il resto, comunque, no, come detto, mi è piaciuto molto, musiche molto belle, mi spiace che le segnalate tutte per copyright, però effettivamente quando le musiche sono belle, molto probabilmente perché sono abbastanza famose, quindi ribeccano il copyright. Ambientazione bellissima, a me i titoli ambientati in questi anni mi garbano molto nella prima metà del secolo, e niente, per il resto, come detto, molto ma molto bello. Fatemi sapere anche la vostra, se vi è piaciuto o meno, cosa vi è piaciuto, cosa non vi è piaciuto. Per il finale, sì, vabbè, ci può stare anche la morte del protagonista, tanto non, come detto, è un titolo a sé stante, non è una serie, oppure potrebbero anche farci una serie con un altro protagonista, però ci può stare, non è stato un finale che non mi è piaciuto, ci può benissimo stare. Per il resto, vabbè, tecnicamente comunque è un gioco uscito parecchi anni fa, però la cura nei dettagli dei volti e delle espressioni, per quanto alcune volte ti perculino, che proprio non si capisce una sega in alcune fasi degli interrogatori, però è stato fatto un gran lavoro al tempo per il riconoscimento facciale. Come detto, musiche, gameplay, sì, anche quello, a parte i movimenti del personaggio che nello stretto sono un po' complicati, ma questo accade un po' in tutti i titoli della Rockstar, quindi ci può stare. Va bene, dai ragazzi, allora io vi lascio qui con questo finale di serie, proseguiremo adesso con le altre serie che ci sono al momento sul canale, aspetteremo un po' prima di iniziarne altre, visto il periodo anche un po' sia pieno di uscite che poco di tempo per quanto mi riguarda, e niente, come detto, fatemi sapere la vostra, e più avanti riprenderemo anche con nuove serie, magari sfruttando il fatto di questa tipologia di gioco. Alcuni di voi sì, mi avevano consigliato Mafia, Il Padrino, eccetera eccetera, però sono giochi che ho già giocato all'uscita, ma mai dire mai, non si sa
magari ci facciamo anche una capatina in titoli del genere. Va bene, ragazzi, allora io vi ringrazio tutti quanti per aver seguito questo video e tutta questa serie. Ci vediamo con i prossimi appuntamenti sul canale. Mi raccomando, seguitemi anche sulla pagina Facebook. E alla prossima, allora, un saluto a tutti da Quelta Leale. How about this for a headline? Guess which former Sixth Marine hero has been promoted in the LAPD? No idea. Well, could be anybody. You give up? Tell us or hand over the fucking paper. The Shadow Boys. Our very own Silver Star winning son of a bitch. Phelps, he didn't die, Jack. He did just fine, and that's all we're going to say about it, right? The one and only. Look at this picture. Golden Boy getting his badge. Wife and kids in tow and looking awful humble in the process. Well, he's set. Phony bastard. I wonder if they've been holding my job for me after all this time. What job was that? Mechanic. Ain't you seen all the war bond movies, Sarge? All the best mechanics is women. You're gonna have to work as a gigolo from here on in. I was a bus driver in Santa Cruz. No pictures in the papers or medals for me, though. I can't believe I just went through Petaluma and Okinawa just to go back to being a washing machine mechanic. How is it that jerks like Phelps get it all? It doesn't have to be that way, guys. What are you talking about? It's always gonna be that way. Do you have any idea what you guys are sitting on? Yeah, a ship full of army surplus. You're sitting on surplus morphine. 2 tons of it. Can you imagine what that's worth on the streets? Hundreds of thousands of dollars. You're shitting me. I'm not. You're talking about stealing it? Keep your voice down. Do you want to have us all thrown in the brig? God damn it, Sheldon. You want to go into the dope business? No. I want to be in the peace dividend business. What is that supposed to mean? It means I want the guys who fought for a better future to get some share of it. You interested, Jack? Come on, Top. We could all get out from under. Oh, it's the chance of our lives. It's everyone or no one, boys. I'm not having a bar of it, Courtney. You may be the bravest person I have ever met, but I swear to God, trouble follows you around like a pet fucking dog. I thought you wanted to try for medical school. So what do you want, Jack? What's the future got in store for you? You guys were all heroes in the war. Every single one of you. Even if your next door neighbor or your wife never know it and don't give a rat's ass. Fuck belts and medals and citations and parades. Fuck the public who are bored with returning GIs. I have nothing but respect for what you guys and the rest of the Sixth have done. You go through with this, and you'll be nothing to me.